La magia del calcio sta anche nel dar voce alla forza della provincia che vuole uscire dall'anonimato, alla periferia che si prende il centro del palco come hanno fatto negli ultimi anni Carpi, Benevento e Frosinone. Di queste tre squadre si ricordano tutti perché il tempo non ha ancora offuscato la memoria, ma ci sono storie che devono essere tramandate come quelle delle prossime sei squadre che dall'underground si sono presi il palcoscenico della Serie A. Sette giugno 1992 allo stadio Dallara di Bologna, l'Ancona strappa un pareggio per 1-1 e conquista per la prima volta nella sua storia la promozione in Serie A. Il condottiero dell'impresa è coach Vincenzo Guerini, ex calciatore di Brescia e Fiorentina che a 22 anni lascia il calcio giocato per un incidente stradale e a 39 entra nella storia. La stagione successiva per l'Ancona le soddisfazioni saranno poche: 4-1 contro il Torino, 7-1 a Firenze, 5-1 contro Juve e Genoa. Ma una data resterà scolpita nei cuori dorici: 6 dicembre 92, l'Ancona stende 3-0 l'Inter di Beppe Bergomi. I marchigiani tornano in Serie A nella stagione 2003-2004, ma con 13 punti totali e con le prime 28 giornate senza vittoria, consegnano alla storia la peggior stagione di una squadra in Serie A. Oggi l'Ancona si è rialzata dal fallimento del 2017 e gioca nel campionato di promozione con il nome di Unione Sportiva Anconitana. La serie positiva della Ternana prosegue. Dopo il pareggio con i campioni d'Italia della Lazio e la conquista del primo punto esterno a Torino, la squadra umbra ha ottenuto oggi il primo successo stagionale superando il Varese per 2-0. La Ternana è stata la prima squadra a portare l'Umbria in Serie A. Stagione 72-73, l'allenatore è il visionario Corrado Viciani, ex calciatore di Fiorentina e Genoa, nato nella Libia italiana, e con in testa l'idea di un calcio rivoluzionario, squadra corta, difesa altissima. Non bastano però le vittorie contro Bologna, Vicenza e Verona, ultimo posto e retrocessione. I rossoverdi comunque ci riprovano due anni più tardi, ma anche nel 74-75 la Ternana non va oltre il penultimo posto con sole 4 vittorie all'attivo. Quella fu l'ultima stagione della Ternana in Serie A, che oggi gioca in Serie C. Nella stagione 2004-2005 il Treviso è in Serie B, a sorpresa raggiunge i playoff per la Serie A, dove però esce subito per mano del Perugia. A fine stagione però il Genoa viene condannato per una presunta gara truccata, quindi retrocessa all'ultimo posto. Si apre una porta per la Serie A, Treviso in paradiso. Nel 2005-2006 i biancocelesti vantano in rosa futuri pesi massimi del calibro di Samir Handanovic e Marco Borriello, oltre all'esperienza di Cristian Maggio e un certo Reginaldo, all'epoca catapultato sulla scena del gossip per la relazione con Elisabetta Canalis. I 19 punti e i 5 gol a testa di Borriello e Reginaldo però non bastano per salvare il Treviso, che terminerà ultimo sul campo, penultimo per il declassamento della Juventus dopo lo scandalo di Calciopoli. Quei giorni di Serie A ormai sono lontanissimi per il Treviso, che dopo il fallimento è ripartita dai dilettanti e oggi gioca nel campionato regionale di eccellenza. Tiro e gol! Gran gol di Rognoni! Bellissimo al 35esimo! Eccezionale, eccezionale davvero! Se a Pistoia chiedete qual è la partita, vi risponderanno Fiorentina-Pistoiese 1-2, coronamento dell'apice calcistico dell'olandesina, nonché ultima vittoria in massima serie. È la stagione 1980-81, la matricola pistoiese inizia a preoccupare anche le più grandi squadre con le sue 5 vittorie in 6 partite nel girone d'andata, l'ultima delle quali proprio a Firenze. Troppo bello per essere vero. La magia finisce nel girone di ritorno. 0 vittorie, 3 pareggi, una marea di sconfitte che affosseranno la pistoiese ultima e renderanno tutto questo solo un bel ricordo. Oggi i toscani sono in Serie C e sognano un giorno di ritornare a quei ruggenti anni 80.
A Legnano l'appartenenza con la squadra inizia dalla maglia, quel colore lilla che contraddistingue i Lombardi e poche altre squadre nel mondo. La prima tappa della bella favola legnanese inizia nella stagione 30-31, la seconda della Serie A a girone unico, che i Lilla aprono con la vittoria 2-1 in casa contro il Genova. L'ultimo posto però non sarà un addio, perché 21 anni più tardi, siamo negli anni 50, il Legnano prenderà parte alla Serie A 51-52, passando alla storia per un non bellissimo fatto di cronaca. Nello scontro salvezza contro il Bologna, i tifosi prima invadono il campo picchiando l'arbitro che aveva dato un rigore negli ultimi minuti. Poi alcuni ultras aspettano il direttore di gara alla stazione di Milano Centrale per dargli, diciamo così, l'arrivederci. Il referto medico dice 7 denti rotti all'arbitro. Quello sportivo darà la sconfitta a tavolino e il Legnano terminerà ultimo. Il Lilla ci riprovano nella stagione 53-54, ma anche qua un finale di stagione con una vittoria sul Napoli e un pareggio con la Roma non evitano l'ultimo posto. Oggi il Legnano è nel campionato lombardo di eccellenza. È finita. A Trevisan, generoso capitano, Furicelli, direttore tecnico del Legnano, non può dire che bravi. E con Sansone tornato ai rosso-blu, rievoca i tempi di quando il Bologna era uno squadrone. Al primo posto troviamo la Pro Patria. Molti non sanno che la squadra di Busto Arsizio, con le sue 12 apparizioni al campionato di Serie A, è una delle squadre di provincia con più gettoni nel massimo campionato nazionale a girone unico. Il miglior piazzamento, l'ottavo posto della stagione 47-48, l'ultima partecipazione nel 55-56, nel mezzo tanta storia e ben 3 campioni del mondo che hanno militato nella Pro Patria, tra cui un certo Beppe Meazza e l'uruguagio Ernesto Vidal, presente in panchina nel Maracanazzo del 1950 contro il Brasile. Oggi la Pro Patria, appena promossa dalla Serie D alla Serie C, ha in Mario Alberto Santana, il leader della squadra e dello spogliatoio, nella speranza un giorno di tornare ai fasti di un tempo. Drammatico 40° minuto, rigore contro la Pro Patria. Nervosismo in campo e in tribuna, ma Uboldi riporta la serenità fra i tifosi parando il tiro di Nier. Pazzi di gioia, i suoi compagni quasi lo soffocano. È finita, l'Inter è rimasta imbattuta come la Roma, ma Milan e Juventus vittoriosi si sono avvantaggiati di un punto.